Ragazzi, torniamo a parlare di Roma a un orario un po' improponibile, ma così almeno domattina ve la vedete, vi vedete il video domattina con calma oppure durante il giorno, insomma, quando volete. Finalmente, prima vittoria della stagione dopo la pausa, dopo la sosta, dopo le prime partite che, insomma, non è che avevano brillato, ecco, in quanto a risultati rispetto agli avversari, insomma, che abbiamo incontrato. Ma piccola premessa da fare, che nasce un po' dal titolo di questo video, di questo post partita, è un titolo che si adatta bene sia all'Empoli che alla Roma. Poi, ma premessa da fare, l'Empoli è una squadra che in questo momento non esiste, non c'è. Empoli praticamente inesistente, sembrava quasi una di quelle amichevoli che di solito si fanno a luglio nel precampionato, e per il ritmo e per il tipo di gioco che c'è stato da entrambe le parti. Empoli, come dicevo, inesistente, tranne con Baldanzi, che forse è l'unico che può far tornare per qualche secondo un po' di luce nella metà campo dell'Empoli, e poi Cancellieri, che da buon ex Lazio ci ha messo tanta corsa, tanti falli e anche una mezza capocciata. Fatta questa premessa, l'Empoli in 4 partite ha fatto 0 punti e 0 gol, praticamente. Fatta questa premessa, ci si immaginava, ci si aspettava comunque una vittoria da parte della Roma, visto comunque il livello dell'avversario in questo momento che si trovava davanti, vittoria che c'è stata. Roma in totale controllo del match, è normale che il rigore dopo 2 minuti ti cambia subito la partita e te la indirizza, no? Verso una parte. Però Roma, che dopo praticamente altri 5 minuti, quindi all'ottavo minuto, trova già il 2-0, e poi lì Roma che va praticamente in controllo, abbassa molto i ritmi, e fino a poi all'autogol con la super mega carambola del 3-0, e poi basta. Poi basta. Roma che controlla il match, giocando a ritmi bassi, senza andare a sforzarsi più di tanto, anche perché poi giovedì tocca rigiocare un'altra volta in Europa League. Quindi, ecco, era anche importante non solo portare a casa 3 punti, ma anche gestire forze ed energie per giovedì e poi per domenica, per lunedì, quando rigiocheremo la prossima. Roma che però, pur essendo in gestione del match e dell'avversario, che praticamente non tira mai verso la porta, quando accelera fa vedere che può far qualcosa. C'è un pochino di cui parlare di questa partita, non tantissimo, anche perché grossi errori non ci sono stati da parte di nessuno, tutti quanti abbastanza bene. Rui Patricio chiamato in causa forse 2 volte in tutto il match, difesa che ha retto abbastanza bene, e qua, prima sorpresa, Llorente al centro della difesa al posto di Smalling, e indica, non so come cacchio si pronunci, al posto di Llorente come terzo di sinistra. Quindi mi è piaciuto sinceramente. È un difensore che è salito molto. Ora non so se è un'impostazione sua personale oppure proprio richieste del mister, di salire così tanto. Alcune volte era oltre il centrocampo con l'Empoli in postazione, quindi era più alto di Spinazzola in alcuni casi, però non mi è dispiaciuto. Finalmente l'abbiamo visto, e molto molto contento di lui, molto contento anche del centrocampo, perché Paredes ha fatto una buona prestazione sia in fase difensiva che in fase di impostazione, e si è visto in alcuni frangenti con l'Empoli in pressione alta come Paredes riuscisse a smistare benissimo i palloni a destra e a sinistra. Cristante, solita super prestazione dal punto di vista sia difensivo che in impostazione. Poi grazie a lui nasce il gol del 3-0, l'autogol del 3-0, e poi tira quella sassata
clamorosa. Molto molto contento, bene anche per Renato Sanchez, che nonostante tutto sembrava davvero in formissima, anche se comunque il primo tempo, ha giocato solo il primo tempo, facendo anche bene, ha anche segnato e si è visto anche abbastanza bene nei tre di centrocampo che hanno giocato comunque in modo corale anche con i due esterni e con gli attaccanti anche abbastanza bene, con inserimenti, smistamenti di palloni, come dicevo, a destra e a sinistra, e anche tra di loro, sia in fase di copertura che in fase poi di ripartenza, hanno giocato molto molto bene. Poi Sanchez, per il discorso di ammonizione, discorso di forma fisica non al 100%, ha lasciato il posto a Bove, che comunque ha fatto il suo. E poi davanti, davanti, ragazzi, Dybala non è ancora al 100%, lo si è visto in alcuni frangenti. Manca ancora un pochino forse di intuizione, ecco, con Lukaku, in alcuni casi non si sono capiti a livello sia di passaggio che di movimenti, tra i due. Però Dybala, ragazzi, ok, gol su rigore, secondo gol da giocatore di qualità, qual è, e penso che sia inutile discuterlo da quel punto di vista. E poi se segnava anche su punizione veniva giù lo stadio. E contento poi come tutti, come tutti. Primo gol di Lukaku in giallorosso sotto la curva sud in campionato. Molto molto contento. Ci voleva stasera, dopo il 4-0, ho detto qua deve segnare Lukaku e sarebbe una serata perfetta. Infatti così, così poi è stato. 6-0, Lukaku che non ha perso un pallone sui lanci lunghi, sui rinvii lunghi, non ha perso un pallone, tutte le palle alte erano sue. Giocato molto bene di sponda, sia con Dybala appunto, ma anche con i centrocampisti. Come detto anche sul video di Lukaku, appunto, quando arrivò a Roma, quello che poteva dare dal punto di vista del gioco, dal punto di vista tattico, oltre a una grande prestanza fisica, era proprio questo: far salire la squadra, ricevere queste palle alte, giocare di sponda con i compagni, permettere anche l'ingresso, come è successo poi con Cristante, permettere l'ingresso in area delle mezzali o dei centrocampisti, fare da sponda con loro e portarli magari alla conclusione. E così appunto è stato. Quindi diciamo che alcune cose, ripeto, non hanno proprio funzionato la grandissima. Tipo l'alchimia appunto tra Dybala e Lukaku, che è ancora qualcosa da essere rivisto. In difesa qualche piccolo errorino sulle marcature, sulle uscite, sugli anticipi c'è stato, ma parliamo davvero di poche cose che oggi in questa partita qua si possono permettere, si possono permettere. E contento anche di Belotti, perché poi quando è entrato Belotti ha fatto comunque il suo. Due assist, non ha trovato la via del gol, ma va bene anche così. Insomma, adesso ragazzi, ci andiamo a giocare un altro campionato. Parte il nostro campionato. Direi che con oggi le amichevoli sono praticamente concluse. perché anche poi con Salernitana e Verona erano come se fossero due amichevoli per il ritmo e per la prestazione che c'è stata. Oggi complice anche, ripeto, un Empoli improponibile in questo momento del campionato, sembrava proprio un amichevole. Rimandiamo i giudizi ancora, li rimandiamo perché oggi diciamo tante buone cose. Era una partita così, per prendere 3 punti, per provare alcune cose, per vedere a che livello siamo anche come alchimia tra i giocatori, visto che comunque tra Ndicka, Christensen, buonissima partita anche quella sua, tanta spinta sulla fascia, il cross, tanta buona copertura anche in fase difensiva, e anche lì buon fraseggio tra lui, Cristante, Renato Sanchez e comunque il centrocampo, anche con Dybala abbastanza bene. E poi Christensen c'ha una carogna addosso, una rabbia
pazzesca, mi fa morire questo ragazzo, davvero, mi piace davvero da matti dal punto di vista caratteriale. Quindi dicevo, è una partita che serviva ai 3 punti e poi a mettere un pochino a posto alcune cose e poi si vedrà, poi si vedrà. Ora giovedì ci sarà l'Europa League, vediamo, vediamo, cominciamo questo cammino verso Dublino e speriamo, speriamo, speriamo. Non voglio dire assolutamente nulla, però ci portiamo a casa questi 3 punti, benedetti, benedetti. E niente, ragazzi, dai Roma, dai, e buona visione, alla prossima.